un parto è, diciamo, in crescita costante. Anche nel 2017 avremo una crescita che si avvicinerà al 20% sui consumi interni, ma in realtà il trend è molto superiore per l'export. Siamo oltre il 30% per quanto riguarda la crescita dell'export, e quindi non abbiamo nessun segnale che questo trend possa calare. Anzi, il fatto che la grande distribuzione e l'industria alimentare, a cominciare da Barilla, siano finalmente entrati in questo mercato significa che la domanda di materie prime crescerà ancora, e quindi questa sarà l'opportunità vera per il futuro dell'agricoltura italiana. Attualmente il sistema di certificazione è normato in Italia da un decreto del 1995, quindi il Parlamento ha delegato il governo a fare una riforma, e la legge delega, ormai in scadenza quest'estate, ha fatto sì che il governo a metà giugno, il Consiglio dei Ministri, abbia approvato una prima bozza di un decreto di riforma. È un testo che va nella giusta direzione per una parte, ma dal nostro punto di vista non coglie la necessità di fare una riforma completa del sistema. Quello che è successo negli ultimi anni è dovuto, dal nostro punto di vista, soprattutto a una vigilanza, uno scarso presidio, una vigilanza non uniforme, non adeguata da parte dell'autorità pubblica sul sistema di certificazione, e su questo punto il decreto proposto dal governo di fatto non cambia nulla, anzi rafforza i poteri di chi in questi 20 anni fra struttura ministeriale e regioni non ha evidentemente saputo gestire la situazione. Il decreto avrà dei passaggi adesso di consultazione, quindi abbiamo chiesto al governo di poter discuterne, e soprattutto abbiamo chiesto di fare una scelta molto decisa e molto forte a favore del Comando dei Carabinieri Forestali ed Agroalimentari come nuova autorità per la vigilanza sul sistema di certificazione.